In questa puntata va a batteria, ma suona come una vera Abarth, la nuova 500E dello Scorpione, e va anche più forte delle versioni a combustione interna. Tante belle auto, numerose celebrazioni, ma una sola Best of Show al concorso d'eleganza di Villa d'Este. Ecco com'è andata quest'anno. Nuovo design, tecnologie innovative e motorizzazioni efficienti per la Opel Grandland. Ecco com'è e come va la GSE. E per concludere, le news di Autolink. Mercedes Golf Trophy. E tanto altro ancora. Ora allacciate le cinture, perché si parte. Di Abarth ne sono state prodotte decine di migliaia, ma oggi siamo qui a Balocco per una 500 Abarth davvero particolare. Lo Scorpione è diventato verde, green, ed è elettrificato. Di cosa si tratta, Giuseppe? Oggi noi non stiamo lanciando solo un nuovo veicolo, ma stiamo festeggiando l'entrata di Abarth con il proprio DNA in una nuova era, quella elettrica. Questo veicolo è 100% elettrico, ma con l'emozione che solo un Abarth può donare. Si riconosce subito, abbiamo un design sportivo ma al contempo elegante, capace anche di abbracciare un audience che oggi non si era ancora avvicinato sul brand Abarth. 500 Abarth è un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, due auto in una? La possiamo assolutamente definire in questo modo, è proprio l'architettura elettrica che dà il più valore aggiunto al modello. Abbiamo una distribuzione dei pesi ottimale, un passo più lungo che la rende ancora più efficace e precisa nelle curve, esattamente dove un abartista vuole esprimere tutta la propria emozione, quello che noi chiamiamo il fun to drive. Assolutamente sì, il design per quanto ci riguarda è stata una delle priorità. È riconoscibile, da un incipit fortemente sportivo ma anche elegante. Naturalmente la nostra firma, perché entriamo in una nuova era del brand, abbiamo voluto firmare fortemente perché rappresenta comunque il nostro DNA che si evolve ed ecco perché ci sono tanti scorpioni elettrici sulla vettura. Non potevamo non portarci dietro il suono travolgente del record Monza ed è per questo che abbiamo investito 6.000 ore in studio per riprodurre esattamente il suono tradizionale che solo l'Abarth può donare. Giuseppe, ci fai sentire come suona? Ma perché no, subito. Sulla 500 Abarth c'è tanta tecnologia. E allora dobbiamo parlarne con un ingegnere che è responsabile proprio del progetto propulsivo di tutte le 500 elettriche e anche di questa. Perché questa è una Abarth al 100%? Questa è una Abarth al 100% perché l'elettrificazione, il processo di elettrificazione attraverso i sistemi che sono stati sviluppati e ottimizzati per Abarth dimostrano come le tipiche performance, il tipico DNA di Abarth non è, come dire, resta compatibile e esaltato dal processo di elettrificazione stessa. La piattaforma elettrica consente di dare è quello di una ottimizzazione della distribuzione dei pesi tra l'anteriore e il posteriore, quindi un netto miglioramento dell'handling e poi tutte le evoluzioni che sono state messe in pista sui componenti della piattaforma di elettrificazione ci consentono di raggiungere le performance richieste per un Abarth. Su questa vettura noi abbiamo un motore elettrico da 114 kW che accoppiato ad un differenziale, ad un rapporto del differenziale, un rapporto finale differenziale di 10.2 ci consente di avere alle ruote più di 2400 Nm. La coppia massima di questo motore è di 235 Nm e quindi abbiamo migliorato, incrementato le prestazioni del motore elettrico sviluppato a partire dalla piattaforma della 500 elettrica. Cosa significa in termini di prestazioni? Su uno 0-100 garantiamo 7 secondi, ma soprattutto miglioriamo di un secondo
tutte quelle manovre di pick up, di accelerazione, di transitori, che sono le manovre che normalmente vengono eseguite nell'utilizzo su percorsi suburbani, fast lane, hill, perché tutti i transitori, grazie alla risposta immediata, il motore elettrico è in grado di dare la massima coppia sin dall'inizio, senza nessun turbo lag, no? Tipico dei motori a combustione interna. Quindi i transitori sono quelli su cui c'è il massimo beneficio. Un secondo in meno nel 2040, un secondo in meno nel 40-60 e anche partendo da 60 fino ai 100 km orari, quando questa vettura arriva a 100, la termica da 180 è ancora a 91 km orari. Allora, tempi di ricarica sono legati alle potenze di ricarica che noi abbiamo su questa vettura. Due sistemi, sistema in AC, il cosiddetto modo 3, quindi corrente alternata, che per le colonnine pubbliche è compatibile fino agli 11 kW di potenza. In questo caso poco più di 4 ore per caricare da 0 a 100% la batteria. Ma questa vettura ha anche la DC Fast Charging, quindi la possibilità di caricare direttamente in corrente continua con 85 kW di potenza massima. In questo caso sono garantiti 35 minuti per arrivare fino all'80% dello stato di carica della batteria e, volendola trasformare in chilometri ricaricati nel tempo, possiamo dire che in 5 minuti siamo in grado di caricare 40 km di autonomia nella batteria. Ciclo WLTP omologativo 265 km. Ci sono tre modalità di guida. La prima modalità è la Scorpion Track, che è una modalità che consente il raggiungimento della massima performance, è la modalità di guida più aggressiva e più sportiva, senza alcuna limitazione nella coppia e nella potenza massima. E con un effetto coasting, no? Quando rilascio il pedale dell'acceleratore, di sailing, di rallentamento molto smooth della vettura. Qualcosa che riproduce le condizioni tipiche di un motore a combustione interna. Ci muoviamo sul secondo modo, che invece è lo Scorpion Street. È sempre Scorpion, quindi massime performance, nessuna limitazione di coppia, di potenza e di velocità massima, ma introduzione del cosiddetto One Pedal. Cioè il One Pedal è incremento del valore di frenata rigenerativa quando io rilascio il pedale dell'acceleratore, quindi la vettura viene frenata di più rispetto al primo modo, fino a fermarsi completamente e mantenere la vettura stazionaria. Quindi si può guidare in realtà con un solo pedale, frenare rilasciando il pedale dell'acceleratore. Terzo modo è quello invece più conservativo da un punto di vista energetico, più legato al comfort, è il cosiddetto modo turismo. E con il modo turismo noi riduciamo la velocità massima, riduciamo la coppia e la potenza attraverso interventi di calibrazione per lasciare una guida più confortevole e meno energivora. La 500e sulla pista di Balocco ci è piaciuta davvero, l'abbiamo messa alla frusta, 0-100 in 7 secondi, la più veloce tra le city car. Arriva ora nelle concessionarie a un prezzo di poco superiore ai 37.000 euro. Questo primo contatto è andato davvero bene, non vediamo l'ora di provarla più a fondo. Torna a Villa d'Este il concorso d'eleganza più importante d'Europa, se non del mondo, con importanti esibizioni, a cominciare dalle celebrazioni per il centenario della 24 ore di Le Mans. Cosa hai visto, Zapp, di interessante? È vero, questo è un concorso riservato alla bellezza, all'eleganza, che quest'anno dà molto spazio anche a vetture che hanno fatto la storia dello sport. E quindi abbiamo un'eleganza che si unisce poi all'efficienza in pista. Per cui abbiamo la mitica Ferrari GTO, ma anche la Ford GT40, tante Porsche che hanno fatto la storia ultra centenaria di Le Mans, che proprio tra pochi giorni festeggerà il suo 100° anniversario. E qui vediamo come vetture prestazionali che a Le Mans hanno vinto, hanno conquistato dei podi, sono anche belli oggetti da vedere e non sfigurano con vetture nate invece per farsi ammirare. Sono 54 invece le auto in concorso per la Coppa d'Oro e il premio BMW Group Italia e non mancano anche le novità di prodotto come la nuova Rolls-Royce Spectre, la prima elettrica della Rolls-Royce e un'inedita due posti coupé, una Z4 Touring molto bella che forse vedremo anche in produzione.
54 modelli rari e perfettamente restaurati in gara in 8 diverse categorie. Ma i premi più ambiti restano la Coppa d'Oro Villa d'Este e il Best of Show, trofeo BMW Group, oltre ai premi speciali per le spettacolari concept car esposte e il trofeo Il Canto del Motore, per il miglior sound del propulsore. La sfilata del concorso d'eleganza a Villa d'Este si è svolta come di consueto nella giornata di sabato, mentre la domenica tutte le auto in concorso sono state esposte a Villa Erba per consentire al pubblico di votare e attribuire la Coppa d'Oro. A spuntarla è stata una Duesenberg SJ Speedster, carrozzata da Garney Nutting nel 1935, designata Best of Show Trofeo BMW Group. Nonostante le dimensioni e la massa, questa supercar anni 30 poteva viaggiare a oltre 220 km orari grazie al potente motore da 320 cavalli. Il referendum pubblico ha votato per la Ferrari 250 GT Spider California del 1961, carrozzata a Pininfarina Scaglietti e costruita in soli 55 esemplari, attribuendole la Coppa d'Oro Villa d'Este. Una delle auto più desiderate del cavallino, spinta da un motore V12 di 2953 centimetri cubici. La Porsche 917 K del 1970 si è aggiudicata invece il primo trofeo Il Canto del Motore, assegnato da Jonas Kaufmann, uno dei più grandi tenori del nostro tempo. In anteprima mondiale è stata svelata la nuova Rolls-Royce Spectre, la prima 100% elettrica della Dea Alata. E anche una bellissima concept BMW Touring Coupé su base Z4 che potrebbe presto entrare in produzione, e la Mini Cooper SE Cabrio. Tra le concept si è fatta notare anche la Hyundai Envision 74, con sistema ibrido di propulsione a celle a combustibile, a idrogeno ed elettricità, dal moderno design ispirato alla storica Pony Coupé del 74, capolavoro di Giorgetto Giugiaro. Debutto anche per Orazio Pagani, che ha portato uno dei 5 esemplari della sua Huayra coda lunga sui giardini di Villa d'Este per la prima volta. Nel frattempo, a Villa Erba, gli oltre 6.000 visitatori hanno potuto ammirare 160 veicoli di ogni epoca provenienti da diversi club di marca, mentre domenica hanno sfilato le auto in concorso nella giornata aperta al pubblico che ha attirato più di 9.000 visitatori. Le celebrazioni per i 100 anni di Le Mans hanno portato a Villa d'Este auto da corsa leggendarie di un intero secolo, come la Ford GT40 del 1968 e ben 3 Ferrari, 250 GTO, 250 Testa Rossa e 512 BBLM. Esposizione dedicata anche per 50 anni di BMW M, con tutta la gamma vecchia e nuova, dalla 3000 CSL Batmobile del 73, alla nuova 3000 CSL, alla XM Label Red, alla versione M della i7. È il 24esimo anno, quindi siamo partiti a 1999 come partner del concorso di eleganza. Dal 2005 siamo co-organizzatori insieme al Grand Hotel Villa d'Este, quindi un altro anno festeggiamo un quarto di secolo. Oggi è diventata una piattaforma straordinaria per il design, quindi per i nuovi modelli, per i prototipi, e anche noi qui abbiamo presentato qualcosa di davvero nuovo. Noi vogliamo tenere assolutamente forte il nostro posizionamento sul mercato come brand lifestyle. Cosa vuol dire? Vuol dire che siamo leader nel percorso verso la tecnologia, l'innovazione, la digitalizzazione, ma sempre con la magia delle persone al centro. Quindi lo sviluppo tecnologico per BMW deve essere sempre godibile. Ecco perché Villa d'Este è una piattaforma straordinaria, una piattaforma lifestyle, perché mette insieme i grandissimi collezionisti, gli appassionati di automobili, gli appassionati del design, per un'esperienza unica di 3 giorni immersi nell'automobile. E soprattutto c'è questo parallelismo tra tradizione e innovazione. Ieri sera abbiamo presentato una one-off, una BMW Concept Touring Coupé. Oggi presentiamo la nuova BMW XM Red Label, l'X più potente di sempre, con un motore ibrido plug-in completamente sostenibile, 750 cavalli. Vedete alle mie spalle anche nella livrea bicolore la i7 M70, quindi una BMW i7 fully electric, ma una M pura da 660 cavalli di potenza con autonomia oltre 500 km, fino poi
quindi ecco il parallelismo, arriviamo alla tradizione M3 Touring, quindi 6 cilindri altamente efficiente, e alle mie spalle la BMW M2 che sta debuttando sul mercato italiano, quindi una coupé trazione posteriore, cambio meccanico a 6 rapporti, quindi un'auto molto divertente. Per celebrare i 75 anni di Porsche, tutti i modelli più iconici della storia del cavallino di Stoccarda erano esposti a Villa Olmo. Quest'anno si sono anche battuti all'asta di RM Sotheby's una cinquantina di modelli rari per un controvalore totale di oltre 50 milioni di euro, compresa una Ferrari 312 PB aggiudicata per oltre 11 milioni. Il prossimo appuntamento col concorso d'eleganza di Villa d'Este è in calendario dal 17 al 19 maggio 2024, sempre sulle rive del lago di Como. Immagini in bianco e nero, immagini un po' fuori dal tempo, quando i colori in televisione non c'erano ancora, ma ville come quelle alle mie spalle già esistevano, col verde delle loro piante che le circondavano. Bianco e nero, quel colore molto elegante, tanto caro a Gianfranco Ferré, che l'ha usato nella moda, nei corpetti in pelle, nei pantaloni e nelle giacche, e oggi lo ritroviamo su un'auto davvero sportiva, una Opel, la Grandland GS. E una Opel, per chi non vuole passare inosservato, la si nota proprio grazie a questa carrozzeria bianca, al cofano nero e il tetto nero. Un'auto veramente sportiva, 300 cavalli di potenza sistema, un motore termico, due motori elettrici, scatta da 0 a 100 in 6 secondi, raggiunge oltre 230 km orari di velocità massima, per una vita a colori, grintosa ma elegante. Andiamo a vedere come va. Per un'auto sportiva come questa, una GSE, importante il reparto sospensioni, Mack Pearson all'anteriore, Multilink al posteriore. Ma ora un nuovo assetto ammortizzatori firmato CONI, con tecnologia a valvola, Frequency Selective Damping, FSD. Un sistema meccanico che regola automaticamente la quantità di olio presente nelle camere degli ammortizzatori e dunque la loro resistenza alle oscillazioni. Abbiamo a che fare con un'auto ibrida dotata di due motori elettrici, uno per ogni asse, 110 cavalli all'anteriore e 113 cavalli al posteriore. Il motore alimentato a benzina, motore termico, è un 1.6 turbo compresso in grado di erogare 200 cavalli. Ed ecco allora che la potenza sistema, la potenza totale, raggiunge i 300 cavalli con una straordinaria coppia massima di 520 Nm. Ottime le prestazioni, Opel GSE è in grado di passare da 0 a 100 km orari in soli 6,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 235 orari. Sono 135 quelli che può raggiungere in modalità puramente elettrica. In pratica si può viaggiare in autostrada a velocità da codice senza inquinare nulla. Elementi specifici dal punto di vista estetico per questa Opel Grandland, come il paraurti anteriore, il diffusore posteriore, il badge GSE sul portellone e i cerchi da 19 pollici, si chiamano Monza. Tante ore si passano normalmente in auto, che sia alla guida o come passeggero. Ed ecco allora che da questo punto di vista Opel dà una garanzia di comfort, si chiama AGR. È l'ente di medici posturali tedeschi che certifica l'ergonomia dei sedili montati su questa Opel Grandland GSE. Il sistema multimediale Navi Pro ha un display da 10 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto via cavo. La strumentazione è anch'essa digitale dietro le razze del volante con uno schermo da 12 pollici. Tutto questo fa parte della dotazione standard assieme alla telecamera posteriore. Non mancano gli aiuti alla guida per la frenata di emergenza con rilevamento dei pedoni, il riconoscimento automatico dei cartelli stradali, il cruise control adattativo e l'assistenza al parcheggio automatica. Insomma, davvero non le manca nulla, d'altra parte il prezzo è di quelli importanti, per portarsela a casa servono un po' più di 50.000 euro. Diamo qualche numero, Opel Grandland GSE è lunga 4,47 m, è larga 1,85 m ed è alta 1,60 m. Il peso? Circa 1800 kg.
quattro le modalità di guida che si possono gestire tramite un selettore che si trova sulla sinistra della leva del cambio. Sono 4WD, Sport, Hybrid ed Electric. Insomma, si può scegliere autonomamente se viaggiare in modalità totalmente elettrica oppure ibrida, oppure se avere più cavalli, la modalità più sportiva, per sfruttare tutta la potenza sistema. E il 4WD perché abbiamo a che fare con un'auto che comunque è a trazione integrale, per cui quattro ruote motrici grazie ai tre motori. Tanta tecnologia, ma un po' anche quello che piace a noi, cioè i comandi fisici, per esempio quelli della climatizzazione, che rendono più semplice e intuitivo gestire la temperatura di bordo per avere sempre il massimo del comfort. GSE, quindi la Grandland più sportiva di sempre, e lo si vede anche a bordo dai sedili, che sono realizzati in Alcantara, altamente contenitivi, con un bellissimo logo cucito GSE. I cavalli sono davvero tanti, ma Opel Grandland GSE si può guidare anche in modo estremamente dolce, confortevole, magari con la famiglia a bordo, attivando gli ADAS che permettono di mantenere una velocità di crociera preimpostata. Allo stesso modo, però, se ci si vuole levare qualche soddisfazione tra le curve, certo la GSE non si tira indietro. Opel è un marchio tedesco e lo si capisce anche dall'impostazione razionale dell'abitacolo. È tutto al posto giusto, un po' teutonica, senza troppi fronzoli, tanta sostanza. Con Grandland GSE si può viaggiare sino a 63 km a zero emissioni. In contesti come questo, in mezzo alla natura, vicino al lago, dove si sente il rumore dell'acqua, gli uccellini che fischiettano, è un piacere proprio viaggiare senza sentire il rumore del motore. Ed ecco allora che l'autonomia in elettrico, le batterie si esauriscono, ma basta fermarsi a pranzo vicino a una colonnina di ricarica come questa e allora le batterie da 13 kW si ricaricano in fretta grazie al caricatore di bordo che può assorbire sino a 7.4, bastano un paio d'ore e si può ripartire con un bel pieno di energia. Perfezione sportiva e fascino sono i due concetti che abbinano Mercedes e il Golf. La 34esima edizione del Mercedes Golf Trophy si articola quest'anno su 18 tappe. È partita il 26 marzo dall'Acqua Santa di Roma e si concluderà con la finale nazionale l'8 e il 10 di settembre all'Argentario. Ogni tappa è l'occasione ideale per scoprire le ultime novità della stella di Stoccarda, soprattutto quelle nel segno del elettrico 100% della gamma Mercedes EQ, come la EQS SUV, la nuova berlina EQE e il SUV compatto a 7 posti EQB. Ruota in pista torna la prossima settimana. Nel frattempo potete seguirci sui social network e sul nostro canale YouTube. Tutti i link sono sul nostro sito www.ruotainpista.com.